Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati sul canale. Un saluto da IndieLulux. Eccoci al sesto episodio di Hellblade: Senua's Sacrifice. Eravamo rimasti qua alla ricerca di Varravan, ovvero il maestro dell'inganno. Avevamo risolto il primo enigma, che era quello di allineare in maniera prospettica questi corvi, e ora non ci resta altro che aprire questo portone di questa nuova zona. E onestamente ho un po' paura di quello che troveremo al di là. O perlomeno non ne ho la più pari idea, anche se per il momento sembrerebbe una zona tutto... Ecco, stavo dicendo tutto sommato tranquilla, ma... Non sembrerebbe. Anche la foresta ti osserva. Ok. Qua c'è pieno di vento, sembrerebbe una zona molto ventosa, ed è la prima volta che incontriamo una zona del genere, o comunque in cui il vento... Ecco, la dovremo allineare... degli altri simboli, perché comunque questo Varravan ha molto a che fare con dei corvi, a quanto pare. Ok, vedete che qua ci sono degli altri pezzi che dovremo allineare in qualche modo. Ok, è la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Dobbiamo, per rompere il sigillo, allineare questi simboli, e ho paura che stavolta non sarà facile come prima. Dobbiamo trovare il punto esatto. Intanto bisogna individuare tutti i pezzi. Allora, uno, due. E il terzo dov'è? Ah, laggiù in fondo. Ok, sicuramente non da qua, perché sarebbe troppo semplice. Dobbiamo trovare il punto esatto. Ho già capito che sarà una cosa... Ecco, qua c'è una specie di portale. E di solito questi portali... ci permettono di vedere delle robe che di solito non vediamo. La canzone di Varravan. Devi concentrarti, concentrati. Io mi sto concentrando, bisogna fare focus. Ok, dobbiamo, più ci avviciniamo e più la musica di Varravan dovrebbe essere forte. Cos'è sto questo? Oddio, ci sono degli occhi sul muro! Focus, focus. Focus su cosa? Cosa devo fare? Far focus? Da questa parte qua mi dice. Cosa? Perché mi ha zoomato lì? Ok, mi si blocca la visuale lì? Non posso muovermi. Ok. Un sacco di voci, ragazzi, è disturbante da matti. Dobbiamo andare di qua, forse? No, di qua non si può andare. Di qua, mi dice, è più forte di qua. E io se guardo di qua attraverso il portale non cambia nulla? Ah, si vedete? Qua c'è un passaggio che prima non c'era. Pensa te. Ok. Dobbiamo guardare attraverso quel portale. Eccolo lì, Varravan. Maledetto. Se n'è andato. Dove è andato? Dove è andato? Perché mi fa il focus di là? Ma io di qua non ci posso... Ah, devo guardare attraverso qua sicuro. Vedete che lì c'è un muro? Lì c'è un muro che però se lo guardiamo attraverso il portale... è una via. Ok, praticamente quei portali ci conducono al di là per superare gli ostacoli, ci permettono di superare ostacoli che altrimenti si presenterebbero come dei muri. Eccolo là, Varravan, sacco di pulci. Madonna, se è brutto.
E qua Van Ravan. Come mi sono lasciato sfuggire? Sei stupida pure, riprendo pure gli insulti. Allora, qua c'è di nuovo un portale. Qua ci sono dei muri. Vediamo un po'. Vedi, qua risulta tutto muro, però se lo guardo attraverso il portale, qua è aperto. Dovremmo passare di qua. Ok. Te lo sei lasciato sfuggire di nuovo, sei stupida ancora. È un'ora che ci prendiamo insulti a manetta. Qua possiamo salire? Sì, possiamo salire. Ma non so se effettivamente serve questa cosa. Ma non so se serve. Dovrebbe servire teoricamente. Perché mi indica lì? Se faccio focus, cioè se mi concentro mi guarda lì, io provo a scendere. Non so se serva qualcosa passare di qua. No, effettivamente no. Non so perché mi ha fatto fare sto giro. Ok, rifacciamo il giro. Guardiamo attraverso il portale. Vedete, qua c'è il muro. Però se lo guardo attraverso il portale, il muro non c'è più. Visto? Guarda. Forte. Questa è una meccanica che mi piace parecchio. E onestamente ci ho messo un po' a capirla. Cioè, nello scorso episodio non l'avevo capita. E Van Ravan, ci hai rotto il cazzo con sta litania, però. Ci hai veramente rotto il cazzo. Cioè, te lo dico col cuore. Oh, queste voci nella testa che continuano a insultarmi, però mi stanno cominciando a snervare. Vediamo se... Da qua posso... No, non posso. Qua cambia qualcosa? No. 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 No, no. E non riesco a capire questo portale cosa serva, raga. Forse non lo... Ah, dobbiamo salire lì in cima, perché vedete? Cioè, quel punto lì in centro sembra con una costruzione con quattro legni messi in croce, ma se tu lo guardi così è un muretto con una scala, con tanto di scala. Quindi forse se torniamo lì adesso dovremo vederlo come... Tanto salutiamo Red Destiny 98 che mi ha appena aggiunto come amico. Se noi arriviamo lì, teoricamente dovremmo vederlo come muro e non più come quattro legni messi in croce. Infatti, ora il problema sarà come salire qua in cima. Vediamo se in qualche modo riusciamo a salirci in cima qua. Si può? No. Sì, invece. E come se possiamo? E come se possiamo? Oh, ora sì che ci sia. Mo. Ora sì che ci siamo, raga. Ok, era tutta una questione di illusioni. Ce la siamo cavata egregiamente. Onestamente ci abbiamo messo anche meno di quello che pensassi. Con tutti questi portali, effettivamente è maestro delle illusioni, sto cacchio di Van Ravan, perché... Con tutti questi portali ti frega ampiamente. Pensi di vedere una cosa quando in realtà davanti hai tutt'altro. Ora, come ci arrivavo là dalla porta? Ho sbagliato strada ovviamente, come al solito. Dov'è il portale? Porca, io tre volte mi perdo, eccolo lassù in cima. Olè, ci siamo tolti dalle palline... Questo pezzo qua che sembrava abbastanza tosto comunque. E nel frattempo le voci continuano a rompermi con sto Van Ravan. E vediamo cosa c'è. Ci sarà qualche sgherro di Van Ravan qua dietro? Potrebbe essere. Una creatura notturna. Ok. Qua inizia a essere l'ambiente un pochino più creepy.
ovviamente, e apriamo questo super portò. Non può entrare. Drus dice che c'è sempre un altro cammino. Ok, dobbiamo trovare una strada alternativa. Sicuramente di qua, anche perché non credo ci siano molte strade. Find a way, ok. Troviamo. Di qua mi sa che è chiuso. Ok, come al solito ragazzi, la strada è una, cioè non è un open world, è tutto molto molto guidato. Ecco qua, mi dà l'idea di una arena bella e buona. Arriverà qualche sgherra di Varravan a romperci sicuramente. Dai, dove siete? Merdacce, te l'ho detto. Ah, merda. Merda. Merda, avevo schivato qua però, raga. No, schiva. Non schiva, raga, non schiva. Oh, raga, no, non mi prende i comandi, non so perché. Oh, non mi piglia i comandi. Perché non mi prende i comandi? Cioè, la parata è questa, perché non me la prendi? Perché non me la prende? Porca Eva. Oh, c'è lo joystick, joypad scarico, ecco. Sono marcito ancora un po'. Tra l'altro il brutto è che quando crepi così non puoi neanche... Quando crepi così non puoi neanche fare le prove perché... Ecco. Muori. E muori. Ora mi riprende i comandi. Mori! Merda, schiva! Muori con sto cozzo di scudo, muori! Muori! Ma stai morendo? E muori! Ancora! Muori! Crepa, stronzo! Muori!
Anche tu crepa. Muori. Oh raga, è stata durissima. È stata durissima. Questi qua con lo scudo rompono veramente le palle. Ok, ora possiamo continuare. Ok, qua c'è un'altra lapide. Ok, devi sacrificare qualcosa, lo dice anche il nome del gioco, ovviamente. Se non sacrifice. Ok, ancora un po' di lore dei nordici. Rimase appeso all'albero per 9 notti, senza mangiare, senza bere. Ok, tanto noi proseguiamo, raga, lui ci racconta, noi tanto proseguiamo. Perché se no qua ci stiamo delle giornate intere. Ma mi sa che sono tornato indietro? O no? No, no, non sono tornato indietro, raga. Non sono tornato indietro, mi sa che è un'altra zona simile a quella di prima. Dove dovremo risolvere qualche altro enigma. Into strangers. Exile makes sense when you realize. Ok. That you were never really home in the first place. Ah, c'è un sacco di portali anche qua, raga. C'è un sacco di portali, sarà dura. Sarà dura. Dove cavolo devo andare qua? Sta cominciando a piovere nel frattempo. E anche questa alternanza di meteo, di tempo. È bello, ovviamente non viene notte, perché se venisse notte non ci vedremmo nulla, però... Ok, lassù vedo un enorme portone che dovremo raggiungere per attivare un altro bel enigma di quelli tosti. Mi dà l'idea che sarà quell'ultimo tosto tosto, prima di andare ad incontrare il vero e proprio Varravan. Aia. Oddio, quanti sono sti corvi? Ma guarda quanti sono. Che casino. Come faccio a allinearli tutti? Devo trovare quelli giusti, probabilmente. Ce ne sono due, concentrati. Devo andare a cercare la musica di Varravan, raga. La foresta, quale foresta? Dobbiamo andare a cercare i simboli giusti. E sicuramente c'entreranno i portali. Allora, vediamo qua se cambia qualcosa. Ah, così si apre la porta. Cazzo, capito. Così, ora c'è la porta aperta lì in quella costruzione. Maledetti. Ecco. Ecco la fregatura qual era. Ora si può entrare qua dentro, raga. Oh, meno male. Perfetto. Madonna, ragazzi, non è facile per nulla. Ora dovremo cercare di allineare quei simboli. No, non si può. Beh, ora che siamo arrivati qua in cima. Ora non mi dite che devo fare tutta sta stronzata, perché se è così... Raga, io ho un'ora che giro, eh. Però se è così... Allora, qua mi ha fatto aprire la... Qua adesso è aperta la porta, ok? Qua è aperto questo. Però ci ha fatto aprire il portone.
È l'ultima cosa che mi viene in mente di fare, cioè l'unica cosa che viene in mente di fare. Se io torno indietro. E riguardo attraverso il portale. E faccio in modo che quello si chiuda. Forse cambia qualcosa. E una cosa che viene in mente, cioè adesso qua non si può più entrare attraverso il muro. Però c'ho il portone aperto. E se c'ho il portone aperto, forse su di sopra ha cambiato qualcosa? Non lo so, dico io. Vedete che qua c'era questo prima? Non lo so se c'era prima, non mi sembra. Vediamo se da sopra è cambiato qualcosa. Spero di sì, perché sennò ragazzi sono bloccato completamente. Vediamo. Ma sì che è cambiato, cazzo, sì che è cambiato. Perché era il pezzo di muro che prima non c'era. Oh, è successo qualcosa. Ah, ne abbiamo fatti andare via un po'. Ok, ne abbiamo fatti sparire un po'. Silenzio, devo pensare. Ah, ne abbiamo fatti sparire metà. Ottimo. Ora dovremmo farne sparire ancora un po', mi sa. Ragazzi, è un casino esagerato. Ma come cacchio scendo dalla scala? Ok, una promessa abbiamo fatto a Dillion, una famosa promessa abbiamo fatto a Dillion, che però non sappiamo ancora cosa sia. Allora, ora abbiamo fatto sparire metà dei corvi, infatti. E possiamo... No, non ancora ovviamente. Dobbiamo far sparire l'altra metà e dovremo andare dall'altra parte. E per andare dall'altra parte dobbiamo tirare giù questo cavolo di ponte, immagino. Allora, dobbiamo andare dall'altra parte. Dall'altra parte come ci arrivo? Da di qua probabilmente. No, da qua no. Forse da qua? Sì, forse da qua. Sì, da qua, da qua, da qua, da qua. Ok. Qua portali non ce n'è? No. Ragazzi, è assolutamente complicato sta parte. Dannatamente complicata. Ora, qua non posso far vedere il ponte, no. Varravan è qua in giro. Vediamo se riesco in qualche modo. Ok. Ok, qua ci possiamo salire. Ok, forse possiamo far sparire gli altri corvi. Oh, ok, se ne sono andati. Ok. Varravan la sta aiutando. A me non sembra che Varravan ci sta aiutando. Ne sono rimasti solo tre. E dobbiamo cercare di... No, 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 sono ricomparsi, oh. Perché sono tornati? Ecco, ora ci siamo. Non devo più passare attraverso il portale. Se ne sono andati i corvi. Sì, ok, perfetto. Abbiamo fatto andare via anche l'altra metà dei corvi. Ok. Ora dobbiamo trovare il modo di allineare quelli col portone. Da dove? Deve essere qua, qua in giro il punto. Esatto. Oh ragazzi, ce l'ho fatta.
ce l'ho fatta. Io ragazzi, ovviamente nel gameplay farò dei tagli, però cioè ci ho messo veramente una vita, ed essendo che ho girato in largo e in lungo per ore, spero anche di riuscire in fase di editing a mostrarvi tutto per bene, tutti i passaggi per bene, perché ho girato avanti e indietro come un coglione per 2 ore. E ovviamente mentre faccio tutti questi giri non è che continuassi a parlare in continuazione. Quindi spero di riuscire a mostrarvi tutti i passaggi, perché è stata un'impresa, ragazzi. Provare per credere. Chi ha il gioco lo sa. Chi non ha il gioco, ragazzi, innanzitutto bisognerebbe che lo prendesse, perché il gioco ne vale la pena. E secondo, come detto, provare per credere. Non è facile per nulla. Ragazzi, ovviamente taglierò qua il video, anche perché probabilmente verrà l'episodio più lungo della serie a causa di tutte queste lungaggini negli episodi. Io come al solito vi ringrazio, ditemi come al solito cosa ne pensate di questo gioco, cosa ne pensate di questi enigmi. Io sto sclerando come una bestia, però il gioco è affascinante e tanto basta. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Ciao!